Eccoci, è la notte più bella della tua vita, porca puttana. E quando, al momento non c'è la più bella. Ci sarà fra un anno e mezzo, ma adesso è la più bella della mia carriera. Li possiamo fare insieme, li possiamo fare insieme. È qualcosa di incredibile. Cosa abbiamo fatto? Ma quando avete iniziato così? 12 anni fa. Avevate sognato un occhio del genere tutti e due. Io l'ho sognata tanti anni prima, siamo arrivati insieme a lottare su questo trionfo veramente incredibile. Giorgio, sono lacrime, qualche lacrimuccia l'abbiamo fatta cadere, noi vecchietti più giovani ce lo siamo meritato tutti, è davvero bellissimo. Credo che a questa età ci rendiamo ancora più conto di cosa significa una vittoria del genere e rimanere nella storia dopo aver visto Fabio tutti quegli anni lì a Comerciano che l'alzava adesso insieme. Avete vinto Wembley, avete vinto a Londra contro tutta questa popolazione, è stata ancora più bella. È da fine maggio che noi diciamo che c'è nell'aria qualcosa di magico e giorno dopo giorno dopo giorno è stato sempre di più così. L'abbiamo fatto davvero e ci abbiamo creduto. Avete una dedica, poi vi lasciamo subito, una dedica. La dedica va a tutti i tifosi, a tutte che saranno adesso festeggiando come noi, dopo un anno così difficile, a tutte le nostre famiglie che ci hanno creduto e ci hanno sostenuto. Guardare queste immagini è qualcosa che veramente meraviglioso. Una cosa, oggi Salva, prima della partita, si ha fatto una sorpresa, ha raccolto per noi un video di tutti i nostri parenti e cari e ci ha fatto piangere a tutti nel pullman per venire allo stadio. Si aggiunge un terzo. Ci rivediamo al mondiale con questa coppia centrale? Forza! Io già tanto se riesco a correre domani con calma! Gigio sicuro, adesso ci faccio io a convincerlo! Non vi preoccupate, andiamo in vacanza insieme e lo convinco, tranquillo! Ok, ci contiamo! Posso dire una cosa? Sia a Bonucci che a Chiellini. Io sono rimasto colpito dalla vostra tranquillità. Voi eravate sempre molto presenti a voi stessi in qualsiasi momento della partita e questo secondo me dava tranquillità a tutto il resto della squadra. Cioè ci sono dei giocatori importanti in questo senso, voi eravate centrali in questo momento di una finale così enfatica con tutto il pubblico, non dico tutto, ma insomma gran parte del pubblico contro, voi ve la stavate godendo e questa era l'impressione che si aveva. Io credo che questo sia stato un altro segreto del successo. Rispondo io veloce, cioè, ognuno ha un ruolo e delle doti, delle caratteristiche. Io e Leo siamo diversissimi e cerchiamo di sfruttare le nostre qualità nel migliore dei modi. Siamo due caratteri opposti, però se ci vogliamo bene è perché lasciamo perdere i nostri difetti e cerchiamo di sfruttare i nostri pregi. E così vale per tutte le persone di questo gruppo. Siamo i più vecchi, i più giovani, età media, mature. Siamo ragazzi chi è più permaloso e chi invece fa lo scemo tutti i giorni. E il segreto è riuscire a far risaltare i pregi di ognuno di noi e ci siamo riusciti. Siamo stati grandissimi, ora siamo leggende. No, Amelia, posso dire una cosa? Sì, ciao. La cosa che mi fa impazzire di Bonucci e Chiellini è che dopo uno dei grandi salvataggi, ne abbiamo visti tanti, che fa uno di loro, l'altro si precipita ad abbracciarlo. Sono due attaccanti praticamente. Ci sono come due attaccanti che hanno appena fatto. Beh, c'è una compatibilità. Ci ricordano veramente l'importanza del difensore.